Lasciamo il settore delle macchine per ceramiche per dedicarci alle industrie ceramiche. In modo particolare ci interessiamo di Alfonso Panzani, presidente CET, cioè la ceramica europea, presidente del gruppo Ricchetti. Abbiamo fatto una chiacchierata con lui iniziando dal punto dolente del mese, cioè l'aumento del gas. Sentiamo. Significa assolutamente un peso per l'industria ceramica italiana, che deve competere nel mondo con industrie che invece godono di sostanzialmente di prezzi del metano e dell'energia molto più bassi rispetto ai nostri. Quindi in termini di competizione relativa noi giochiamo sui mercati internazionali, essendo noi esportatori più del 75% come settore nei mercati internazionali, indubbiamente ci troviamo a competere con questo fardello che è assolutamente riservato soltanto all'industria italiana. Ma riusciamo ad equiparare i costi nostri con quelli per esempio applicati in aree, zone ceramiche dell'Europa? Ma guardi, noi anche per esperienza diretta fra il Portogallo, la Germania e la Finlandia, devo dire che ci sono delle differenze, soprattutto verso la Germania per quanto riguarda l'energia elettrica, ma anche per il metano, e il Portogallo, che possono andare anche dal 20 al 30%. Poi quando ci si trova di fronte il presidente del CET, uno si interroga, ma politicamente che peso abbiamo? Che cosa si può fare? Noi anche a livello europeo abbiamo cominciato a batterci proprio per la separazione delle reti. Questa è una direttiva europea. E che chiaramente bisogna stare attenti che l'accesso alle reti venga previsto anche per i produttori, non soltanto per i distributori che operano sul mercato finale. E questo è anche effetto, diciamo, della deregulation che sta avvenendo in Europa. Ma intanto il Premier Monti sta pensando di cancellare la CSI, la cassa straordinaria. Che cosa ne pensa Alfonso Panzani? Ma il mio pensiero, mi sarebbe piaciuto molto conoscere diciamo, anche le proposte del governo, e che si fosse dibattuto più sulla sostanza che sul merito, piuttosto che su delle chiusure a prescindere e pregiudiziali. Credo che il modello di Monti, da quel poco che ho capito, si riferisca a un modello danese, e che prevede comunque una forma poi di sostegno per quelli che perdono il posto di lavoro, e che prevede una forma di sostegno graduale che mi pare che vada avanti per 3 anni, questo sostegno in modo graduale, anche con un'intensità diversa da parte delle aziende, e che comunque prende in considerazione sia chi il lavoro ce l'ha e chi il lavoro non ce l'ha. Quindi mi sembra, da un punto di vista dell'equità, un qualche cosa verso il quale possiamo pensare, perlomeno di prenderlo in considerazione. Devo dire che l'istituto della cassa integrazione, che è un istituto molto utile per le imprese, soprattutto in un momento di grande difficoltà, e anche per le famiglie, per i dipendenti che purtroppo avrebbero perso il posto di lavoro, è uno strumento che forse col tempo è venuto un po' a ingessare uno stato di fatto, quindi con situazioni molto diverse fra chi il lavoro ce l'ha e chi il lavoro non ce l'ha, insomma. Da 2 anni Alfonso Panzani è a capo del gruppo Ricchetti. Da 2 anni a questa parte, cosa è cambiato all'interno del gruppo? Noi stiamo facendo una politica di rafforzamento, soprattutto del marchio nazionale, verso i mercati europei e verso l'esportazione, cercando di cogliere le opportunità. La Russia, la Cina, l'India e naturalmente anche la Germania, che oggi fa da locomotrice a una possibile ripresa all'interno dell'area dell'euro. Siamo attenti anche all'area del dollaro, perché ultimamente si è rafforzata e si sta rafforzando anche la ripresa dell'economia negli Stati Uniti, quindi speriamo che possa essere di nuovo un volano per le esportazioni. Le novità più importanti riguardano il marchio Ricchetti, per la licenza che è stata firmata con Roberto Cavalli, che ci sta portando dei grandissimi risultati nei mercati dell'est e nei mercati emergenti, ma anche in Medio Oriente e in Italia. E stiamo rafforzando anche il marchio Cisa, che ha visto una bella crescita nel 2011,
soprattutto nei mercati europei, e la stessa cosa vale per il marchio Cerdise, che si sta rafforzando dandosi un'immagine di brand più tecnico e più rivolto al mondo dell'architettura. Non è un mistero, nei momenti di crisi le aziende fanno i compiti, tra virgolette, pensano a ristrutturarsi, pensano a dotarsi delle migliori tecnologie. Il gruppo Richetti che cosa sta facendo a riguardo? Beh, noi abbiamo una sacca di esuberi che ci deriva dalla chiusura di altri stabilimenti, mentre per quanto riguarda gli stabilimenti di Maranello, che sono quelli che rimarranno e saranno un po' la piattaforma sulla quale ricostruire anche una crescita produttiva e dimensionale, prevediamo quest'anno di non far ricorso alla cassa integrazione per questi due stabilimenti, andare a pieno ritmo. La cassa integrazione verrà prevista soltanto per gli esuberi che ci derivano dal passato. Abbiamo ripreso l'attività produttiva il 2 di gennaio, siamo andati in pieno tutto il 2011, crediamo di poter andare in pieno con quei due stabilimenti anche per tutto il 2012. L'azienda Loggia, si trova nel Lazio, ha inventato un nuovo sistema per serigrafare le pareti delle case. Una cosa curiosa, ha chiamato una madrina di tutta eccezione, l'Arcuri, che ha tenuto a battesimo appunto questo nuovo prodotto. Vediamo. Loggia Industria Vernici, un'azienda che in breve tempo si è ritagliata uno spazio importante nel mercato italiano ed internazionale, grazie a idee tecnologicamente evolute ed una ricerca sul colore e le finiture, che ha portato a decorazioni versatili e personalizzabili, in grado di dare nuova vita ad ogni ambiente della casa. Questo rivestimento plasmabile per interni di ultima generazione è formulato per essere idrorepellente ed altamente resistente alle sollecitazioni, risultando così perfettamente pedonabile e resistente al calpestio. La finitura ultimata può assumere molteplici tipologie di effetto che si richiamano ai marmi, ai legni, alle pelli più ricercate. Non manca neppure un particolare effetto striato ed un accattivante effetto lucido multitonale. Testimonial d'eccezione della nuova collezione bellissima di Loggia, una bellissima della televisione italiana, Manuela Arcuri. Com'è nata questa sinergia? Mi hanno proposto di fare la testimonial di queste vernici particolarissime. Poi l'idea talmente innovativa, questa genialità di trovare queste vernici che diventano quasi un arredo della casa, quindi non è più soltanto la ristrutturazione che si può fare in diversi colori, ma il fatto che si possono fare anche diverse forme, cioè dal coccodrillo alla stampato, oppure riportare e ricreare un parquet. Quindi l'idea di fare una cosa così originale, così nuova, così anche moderna, mi è piaciuta molto e ho accettato di essere testimonial di Loggia. So che stai creando, realizzando la tua nuova casa, inserirai questo materiale e se sì, qual è il tuo colore preferito? Certamente sì, magari sulle pareti, mi piacerebbe fare delle pareti molto particolari, io adoro il coccodrillo, voglio fare una casa moderna che rimanga impressa a chi entra, quindi una parete fatta in coccodrillo, non un colore molto sgargiante perché comunque già il coccodrillo è particolare, però un colore marrone, beige,
semplice, insomma, e c'è un'infinità, ci sono oltre 5.000 colori da poter unire e intervallare, quindi veramente sì, ci si può sbizzarrire. Uno stand che è stato veramente aggredito per la tua presenza, affollatissimo, l'affetto dei fan, quanto ti fa piacere? Beh, tantissimo, è il mio lavoro, è la mia vita, e grazie al mio pubblico ho il mio successo, quindi comunque tento di essere sempre più carina e disponibile con loro perché se lo meritano. Massima espressione di tutte le potenzialità della decorazione nell'interior design, bellissima, offre effetti materici plasmabili sulle proprie esigenze e colorazioni infinite. Bene amici di Ceramicanda, anche per oggi è tutto, se lo vorrete noi possiamo rivederci la prossima settimana, stessi orari, stesse reti. Vi ricordo che tutte le puntate di Ceramicanda sono visibili anche sul canale satellitare, canale 813 di Sky, alle ore 20:30 e alle ore 0:30, tutti i giorni. Non dimenticate il distretto, 10.000 copie distribuite nel comprensorio ceramico. Grazie, arrivederci alla prossima settimana.